Italia ha recanati Light for Future, progetto per sensibilizzare la collettività sul tema della sostenibilità ambientale. Light for Future si inserisce nel programma regionale triennale della cultura 2021-2023. È un progetto promosso dal Comune di Recanati e da Iguzzini Illuminazione in collaborazione con l'Associazione Internazionale di Lighting Design, IALD, l'Accademia di Belle Arti di Macerata e la Società Distribuzione Elettrica Adriatica DEA, sotto la direzione artistica dello scenografo Giancarlo Basili. Il progetto prevede l'illuminazione architetturale di luoghi rappresentativi di Recanati, nonché la proiezione di immagini e suggestioni in grado di dialogare con le persone in un percorso luminoso e narrativo volto a sensibilizzare la collettività sul tema della sostenibilità ambientale. Grande occasione oggi per presentare un progetto veramente importante. Soprattutto un progetto che mette in risalto delle caratteristiche che sono peculiari del nostro territorio, la creatività, l'innovazione e la prospettiva di legare queste risorse anche all'aspetto artistico, culturale della città, che è sempre un punto di forza della nostra Recanati e quindi deve essere sempre ampiamente sostenuto con attività anche innovativa. Questa realizzazione, questa installazione che diciamo, sfrutta le caratteristiche della luce su alcuni monumenti, alcuni edifici del nostro centro storico, arricchiscono l'offerta già di per sé ampia della nostra città, quindi sicuramente sarà un'ulteriore attrazione per i turisti che stanno arrivando numerosi in questa estate. Beh, la luce è uno strumento importante per valorizzare i borghi, per esaltare le nostre bellezze, per iniziare un percorso che possa essere artistico, culturale e soprattutto anche urbano, urbanistico. Noi crediamo molto in questi progetti che riescono ad esaltare la bellezza dei nostri territori e che riescano a rendere unico un concetto di borgo, che è il borgo che noi vorremmo rendere accogliente, che vogliamo esaltare nella sua visione complessiva. Quella che racchiude le tradizioni, racchiude le nostre identità più profonde, ma che può anche rappresentare uno spaccato importante per il nostro futuro. Questo è il primo progetto di un bando che abbiamo fatto come Regione Marche, un progetto sul light design. E Light for Future è il primo comune che presenta questa iniziativa che ha vinto questo bando, che è stato fatto proprio per rilanciare i centri storici e i borghi del nostro territorio, perché attraverso le installazioni artistiche, in questo caso installazioni luminose, possiamo sicuramente rendere questi borghi già bellissimi, questi centri storici già immersi nella loro bellezza naturale, ma renderli ancora più attrattivi sia da un punto di vista turistico, ma accostando sia la storia che la creatività attraverso l'innovazione dei nostri artisti, in questo caso l'azienda Iguzzini che ha presentato il progetto insieme al Comune di Recanati, che metteranno in evidenza attraverso le loro creazioni i monumenti e diciamo queste bellezze di questo territorio del Comune di Recanati, che sappiamo essere uno dei comuni gioiello delle nostre bellissime Marche. La nostra è un'azienda leader internazionale, riconosciuta dai nostri competitori ed ha sempre investito in cultura nella formazione degli uomini, dei nuovi progetti, delle nuove tecniche, delle nuove tecnologie e della comunicazione. Abbiamo investito sempre molto con un approccio culturale, scrivendo anche libri di illuminotecnica e testimonianza di 30 anni di campagne istituzionali con le quali siamo partiti ad educare gli italiani o i tedeschi o noi francesi eccetera eccetera, dividendo per nazioni. Successivamente, per altri 10 anni, con uno slogan importantissimo contro l'inquinamento luminoso. Dopo 10 anni di contro l'inquinamento luminoso abbiamo parlato di Better Light for Better Life. La luce è un elemento vitale per la vita dell'uomo, ma è anche l'elemento che ci dà quel piacere di vivere gli ambienti interni e esterni in tutto l'arco dell'anno, che ci consente di vivere la città, la campagna, le nostre colline dolci o il sistema globale, i parchi, il verde, tutto quello che può essere la bellezza del mondo, la bellezza del nostro paese, del nostro territorio.
siamo molto legati a questa città, al nostro territorio, è qui che siamo nati e da qui che abbiamo portato la nostra cultura e formato anche con un sistema di formazione, un'applicazione per la formazione già 20 anni fa, il Light Campus, 9.000 persone attraverso dei light design italiani e stranieri, i quali erano i docenti per comunicare che cos'è la luce e come applicare la luce. La nostra azienda, che oggi fa parte del gruppo Fagrult, che è la seconda organizzazione del settore di illuminazione a livello europeo in assoluto, ecco, la nostra azienda è la parte più alta, la parte più innovativa, la parte più internazionalizzata, la parte che produce questo tipo di progetto culturale a livello internazionale. Devo dire che questo progetto di Light Design è stato veramente una scommessa vinta, ma grazie anche alla grande collaborazione che abbiamo avuto con i Guzzini Illuminazione, con la DEA, l'Accademia di Belle Arti e ovviamente il contributo della Regione Marche. È un progetto che va ad arricchire la nostra offerta culturale ulteriormente e mi piace dire come questo progetto potrà anche essere sociale, perché è un punto di aggregazione. Questi posti, questi luoghi che saranno illuminati diventeranno luoghi belli di aggregazione per bambini, ragazzi, adulti, e quindi dove ritrovarsi, ma anche un'attrazione turistica, perché ovviamente, visto che è un unicum all'interno del panorama nazionale, quindi si spera anche che i tanti turisti che verranno a Recanati di giorno poi possano fruire di queste installazioni luminose di notte. Light for Future ha interessato alcuni tra i luoghi più caratteristici del borgo: il chiostro di Sant'Agostino, il chiostro di Palazzo Venieri, l'acquedotto civico, la porta San Filippo, il multisala Sabatini e il convento delle Clarisse, palcoscenico degli interventi di luce architetturale creativa realizzati con proiettori efficienti e perfettamente integrati nel contesto grazie al design minimale e compatto. Il progetto secondo me è molto importante, è sulla sostenibilità, quindi abbiamo lavorato insieme a quattro line design famosissimi, quattro aziende meravigliose a livello mondiale, e da lì abbiamo scelto degli elementi, diciamo, visivi che abbiamo poi inserito in questo percorso visionario all'interno di questa città meravigliosa. Dicevo appunto questa mattina nel presentare il progetto, Recanati è una città stupenda, i Guzzini è un'azienda meravigliosa che io ormai lavoro con loro, partecipo a queste grandi manifestazioni artistiche da parecchio tempo, e ho accettato questo incarico perché mi interessava proprio avere questo rapporto con la luce. Il mio lavoro come scenografo è anche un lavoro sulla luce. Noi non possiamo pensare che gli ambienti che prepariamo non devono essere realizzati con una luce meravigliosa. Ogni fotogramma che noi vediamo a livello cinematografico c'è un lavoro dietro di preparazione enorme. Quello che io ho voluto un po', cerco di trasferire in questo percorso visionario all'interno della città. E ho lavorato molto sulla luce. La luce in rapporto all'installazione, diciamo, artistica che proiettiamo in questi luoghi. Sono sei luoghi che, molto importanti, che avendo fatto un sopralluogo, dove queste installazioni hanno quasi un racconto in rapporto all'architettura che noi abbiamo cercato. Quindi ci tengo molto, diciamo, che Recanati, nonostante una città straordinaria dove a livello proprio di sostenibilità è meravigliosa, perché come noi ci affacciamo vediamo un paesaggio meraviglioso, c'è un verde meraviglioso, parla in una città dove è già tutto questo, quindi è un'iniziativa straordinaria.